Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 683esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, lavoro in corso, appena cominciata la puntata. Ieri ci eravamo lasciati in mezzo alla strada, così perdonatemi come vi ho detto, però dovevo registrare una puntata in più. E oggi di buon auspicio dovremmo arrivare a Oslo a scaricare, quindi lì c'era un albero che era in mezzo alla strada, proprio c'aveva il tronco che era in mezzo alla strada. Un attimo lo prendevo. E vabbè, questi qui ci sono le foglie. Non ci faccio neanche caso a starci lontano perché tanto lo so che non funzionano. Magari andiamo. Sembrerebbe essere un pochino bruttina qui davanti come strada. Un pochino più curveggiante di quello che dovrebbe essere per un camione. Guarda che vabbè, come vi ho detto, siamo leggeri adesso, però non ci sono mai. Cioè, abbiamo solo un camion. E arriviamo a scaricare, poi boh, vediamo un pochino per dove ricaricare. Io avevo detto Bremen e ciao. Bergen, ma lo vedremo una volta là. Per ricaricare, perché vediamo in base alla tratta. Vedete, in Italia li chiamano poliziotti, qua si chiamano politi, e tolgono tutto il ziot, politi, non poliziotti, politi. Vabbè, parte di per gli scherzi, ognuno la chiama come vuole, ma il man si è lanciato in un sorpasso azzardato, a quanto pare, perché avevamo davanti un mancisterna, TGS. Poi abbiamo davanti questo qua, un Mercedes, in teoria, dell'anteguerra. Sembrerebbe anche fare fatica a salire. C'è i coil sopra. Sì, veramente, ma... mi sembra l'agganciata più adatta, per portare dei coil. Speriamo che si riesca. Guarda che ci vorrebbe il rimorchio apposito in teoria. Tre poi mi sembrano fino tanti da portare sul rimorchio così. Ma poi anche con il camion, metti giù 8, insomma. Qualcosa di potentino davanti. Quello lì magari una volta era uno dei camion più potenti in commercio, ma oramai non è difficile, non lo è più sicuramente. Un bel R620. Parli vabbè, qui c'è uno che fa trasporti di quei coil lì. Non so quanti ne porti. È della... Ah, questo forse è il camion, non l'ho visto prima. Se cercate su Google dovrebbe uscirvi. Scrivete Scania R730 ed è della... Tipes, è blu. È qui vicino a me, ce l'hanno qua vicino a me. Ce l'hanno forse due, non l'ho mai capito se è uno o due, perché li vedo quasi tutte le mattine. Lo vedo quasi tutte le mattine. Cos'è? Tutti che passano e fanno cic. Il Meiji? Il TGS? No. Li vedo quasi tutte le mattine che sono fermi al casello dell'uscita di Serravalle Scrivia. Passandoci davanti per andare a scuola. E hanno l'R730 4 assi doppio ponte. Tratto in più un 4-5 assi rimorchio. Non so se 4 o 5, un po' di assi. E poi adesso stanno girando qui da me qualche bel trasporto eccezionale che appunto per passare in diversi posti come per l'appunto appunto. Ho detto 20 volte appunto, fa niente. Serravalle, devono passare contro mano, chiudono tutto e sono la Auto Victor 35.000 come dite si chiama. E come flotta hanno uno Scania 144L 164 480 o 580, non me lo ricordo, forse un 144 530, ma non ne sono molto sicuro. E un nuovissimo R580 520 dopo il ponte di Genova, rimorchi sprezzanti rossi, il 520 è Gline e invece il serie 4, il 580 è Gline e invece il serie 4 è camminatore.
Poi deve essere uno qui vicino a me che si è comprato un Next Generation R730 R, cabina normal. Cioè praticamente S730 cabina normal. O R730 cabina, cabine con la bassa. E quelli nuova generazione qua, dove qua il man che vi dicevo, perché l'ho già visto passare più di qualche volta. Cammina, ma siamo già ad Oslo, sì. Sembrava un po' strano. Ui, ma ci sono. Le luci si è inchiodato tutto. Dai, macchina passa. Nessuno si croce. Posso spegnere le luci. E cosa fa? Ci bere ners per qualcosa. Sono al momento così, cioè non è che mi interessa più
hanno aggiornato la front fix spec, che adesso qualunque camion che passa dall'altra parte si sente che fa ma questi no, ma ce n'è qualcuno, cioè la maggior parte quando sono in galleria che passano li senti, ti passano di fianco e fanno come se butti giù una mezza marcia. Allora questo ha finito, o vai o non vai, è inutile che ti metti a andare per poi rallentare per poi non andare. Voglio dare una bella strapazzata. Ora frena di nuovo. Ha frenato, si è messo ad andare, no? Qui non è mica in grado di guidare. Però se comprano le macchine grandi poi non sono capace di guidare. Sentite, è passato? Tanto qua dobbiamo uscire. Oh, ho schiacciato 6 volte la freccia, tipo si è messa tolta e messa tolta da sola. Dai, non bloccare, adesso mi devo uscire. Ah, deve caricare il drum. Magari. Sta cominciando a fare scuro tutto il tempo. Qua ci uscivo spesso per andare verso dove? Verso nord. Bergen senza prendere la strada che passa sotto da Christmas. Non penso di non esserci mai venuto, dipendiamo adesso. Dai, Eurotruck, basta! Sempre di continuo, che si blocca ogni 5 secondi. Ora è che mi devo fermare. Buona sapersi. Ho anche sbagliato strada perché ho visto il pullman che veniva di qua e ci sono venuto da dietro. Non più neanche 10 minuti di guida. Cavolo, si è rallentato. No, 52. Di qui non mi posso muovere. Prima che non faccio altri 45 minuti, quindi sono 20:54, facciamo 21:6. 44. Si è spento? Ma ci sono partito bene. 2H, non ti piace la 2H? No, vabbè, ma mi devo fermare, ma tra 51 minuti? Perché 51 minuti? Mi ha mangiato tipo mezz'ora di guida. Ecco, ora mi suona anche il telefono. Perché devo andare a rispondere. Scusate, torno subito. Ok, scusate l'interruzione ragazzi, eccomi tornato. Non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo. Ah, mi suonava. Mi ha mangiato via delle ore, può essere. Allora Marina, qua. Che posto? Un po' sperduto. Però c'è il cartellone illuminato. Allora, come mi parcheggio io? Questo è un bel rimorchio. Darò da mangiare i pesci, vi faccio vedere anche come. Facciamo così.
Ok, in questo modo possiamo dar da mangiare i pesci, vedete? Basta solo andare qui dietro, aprire e tutto quello che puoi buttare fuori lo dai da mangiare i pesci. E quindi ragazzi, credo che questa puntata sia venuta un pochino più corta. Perché si deve bloccare quando giro la visuale così rotondo? Cioè, che senso ha? Una volta che carica la mappa, perché la scarico di dietro? Non capisco il senso. Spariscono le gomme. Vabbè, diciamo che da quello Scania che vedete là in fondo, per oggi ci fermiamo qua. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.